La provincia di Frosinone protagonista a Pescasseroli nelle celebrazioni dedicate al fondatore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Erminio Sipari. La terza edizione della manifestazione Sentiero Sipari sulle orme del fondatore del parco si è chiusa infatti con il concerto dell'orchestra da camera di Frosinone nell'abbazia di San Pietro e Paolo a Pescasseroli. Uno dei parchi più antichi e prestigiosi d'Italia, ma anche d'Europa e non solo, festeggerà i 100 anni dalla sua fondazione. La provincia di Frosinone, il versante laziale che di fatto è interessato da questa eccellenza, ha partecipato con i propri talenti ai festeggiamenti ed anche ad onorare una tradizione che vede coinvolte non soltanto le province dell'Aquila e di Frosinone, ma quella di Candela, insomma la città di Candela e Foggia. Eravamo qui con l'orchestra da camera di Frosinone, un'eccellenza del nostro territorio, replicando un progetto che ha avuto adesioni importanti e che si è tenuto dal vivo nelle settimane dove lo spettacolo e la cultura pagano il costo più alto della crisi che viviamo. È stato fatto qui, è stato replicato qualcosa che ha avuto un gran successo da noi, insomma i confini li abbiamo abbondantemente superati, lo faremo anche in futuro grazie ai media partner che hanno aderito con entusiasmo a queste iniziative, Extra TV su tutti ma anche Radio Parco. La musica greca, la bellezza supera i confini e noi abbiamo accompagnato volentieri questi talenti che hanno riscosso un successo davvero molto molto importante. Il weekend organizzato dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in collaborazione con la provincia di Frosinone, la provincia dell'Aquila, il comune di Pescasseroli e il comune di Candela ha visto anche l'adesione del comune di Valle Corsa che proprio pochi giorni fa ha ospitato la terza edizione della Via del Cinema. Sono veramente contento di aver partecipato perché abbiamo proseguito a distanza di una settimana un percorso che abbiamo avuto modo di replicare per la terza volta a Valle Corsa in occasione della terza edizione della Via del Cinema con l'esibizione dell'orchestra da camera e quindi sono felice di essere qui perché è diciamo, la dimostrazione autentica che la cultura non ha confini. Dopo i tanti risultati positivi che l'orchestra da camera ha avuto in tanti comuni della provincia di Frosinone, essere qui a Pescasseroli è stato veramente entusiasmante.